Amici di Piacere Calcio Catania, puntata speciale dedicata al mondo del settore giovanile. Sentiremo le voci dei protagonisti, allenatori, giocatori, talenti, perché il settore giovanile del Calcio Catania è ricco di talenti. Mi trovo nell'area relax della foresteria di Torre del Grifo perché siamo andati a sbirciare persino nelle camere dei ragazzi, un po' disordinate, ma ne vedrete delle belle, quindi mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. C'è nessuno? Posso entrare? Non c'è nessuno, io vado. Siamo in foresteria all'interno di una delle camere dei ragazzi della Beretti e non può mancare la mitica PlayStation. C'è il derby, Manchester City, Manchester United. Ma io gioco, va? Vediamo. Oh, che ho combinato? Lasciamo perdere. Beh, il disordine fa parte dei calciatori, vestiti ovunque, scarpe all'ultima moda e le famose cuffie dei giocatori, perché senza queste non sei un calciatore figo, e si sa. Francesco Napolitano, attaccante della Beretti, è qui al Calcio Catania da 4 anni, dico bene? Sei di Caltagirone, nato e cresciuto a Caltagirone. Raccontaci questa avventura, quando sei arrivato qui è un sogno che si è realizzato. Sì, sono arrivato, cioè, 4 anni fa, quando il Catania era in Serie B. Ho fatto gli eliminazionali subito appena sono arrivato. Ho cominciato il mio percorso formativo 4 anni fa e poi piano piano sono cresciuto finché ora sono nella Beretti. Sei alla Beretti e quest'anno è arrivata una grande soddisfazione per te perché è arrivata la convocazione in prima squadra in occasione della gara con la Casertana. Raccontami questa emozione, con chi l'hai condivisa? Hai chiamato subito i tuoi genitori, parenti? È la prima cosa che ho fatto, comunque ci siamo raggruppati i ragazzi che siamo stati convocati, che siamo 4 per l'esattezza, e comunque eravamo tutti e 4 felici. E subito abbiamo chiamato comunque i genitori, comunque le persone più care che anche credono in te, no? E abbiamo dato questa notizia che, cioè, per noi è importante e bella. Motivo d'orgoglio. Sì. Tu vivi qua, all'interno della foresteria di Torre del Grifo, abbiamo visto un po' le vostre camere, un po' disordinate, ma ho visto che non manca la PlayStation. Quindi, ecco, giocate alla PlayStation prima di andare a dormire. Come trascorrete, ecco, i momenti in cui siete in camera? Trascriviamo comunque i momenti morti della giornata giocando tipo insieme, divertendoci, facciamo qualche torneo a FIFA così per divertirci. Non può mancare la PlayStation. Ma E poi cos'è che non può mancare? Musica, cellulare? tipo musica comunque la considero anche un'altra passione perché sento dalla mattina fino alla sera la musica, tipo ad esempio per andare a scuola, il tragitto, sento la Sempre con musica le come cuffie. dalla partita sempre. Compagno di stanza? E si chiama Carmelo Florio, è di Messina. No, E se andate d'accordo? certo. Ok. In bocca al lupo per la tua carriera. Grazie mille, Grazie a te. arrivederci. Tra i tecnici che vantano la maggiore anzianità di servizio in maglia rossa-azzurra nel settore giovanile c'è Roberto Lacausa che, così come Giovanni Pulvirenti, vanta ormai 13 anni di militanza. Sì, sono 13 anni che sono qua nel Calcio Catania. 13 anni passati tra Serie A, Serie B e Serie C, infatti nel settore giovanile in modo molto positivo. Io l'ho fatto con quella voglia di insegnare ai ragazzi calcio come si deve.
Si dice sempre che insomma, il compito di un allenatore del settore giovanile è insegnare ai ragazzi. Perfetto. Ma un allenatore impara dai ragazzi? Soprattutto da loro si impara. No, io cerco di dare la mia esperienza da calciatore, sia dentro lo spogliatoio, fuori dal campo, dentro il campo, in tutte le parti dove si parla di calcio, cerco di dare una mano a loro. È vero che è più difficile oggi avere a che fare con i giovani oppure no? Ma cioè, se parliamo dei nostri tempi, sono due tempi differenti, molto differenti, tra ieri e oggi. Oggi i ragazzi hanno troppi svaghi, troppe distrazioni. Una volta non era così, una volta c'era solo pallone, 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 basta. Giovanissimi regionali, fascia B, un cammino a dir poco straordinario, quello del Catania che fino a questo momento in questa competizione in 14 partite ha sommato 13 vittorie ed un solo pareggio con, udite udite, 112 gol fatti e 3 subiti. Come mai questo exploit? Perché? Ma la squadra è ben messa come organizzazione, come materiale umano, è una buona squadra. Noi siamo in preparazione per il prossimo campionato, che è quello più impegnativo per i giovanissimi nazionali, quindi stiamo preparando la stagione per la prossima stagione. Una curiosità, a questa età è già possibile individuare un futuro da calciatore? Sì, a questa età sì, si può già individuare un futuro calciatore, ma ti ripeto, il calciatore non è quello che sa scoppare la palla o quello che sa calciare in porta. Il calciatore è bravo quando gioca con la testa, se è bravo a livello mentale, che vuole fare, cioè da grande cosa vuoi fare? Voglio giocare a calcio, ma ci devi credere, in tutte le cose che si fanno poi alla fine, anche nella vita, anche nel lavoro. Allora, il ragazzo pensa di avere la sua possibilità, specialmente qua, in questa struttura meravigliosa, in una società seria e competente come la nostra, c'è la possibilità di individuare ragazzi bravi, e ce ne sono. Quanti borsoni in giro, beh, i ragazzi sono ad allenarsi, valigie, beh, ci vorrebbe una donna qui che mette a posto. Ma cosa c'è qui? Un frigo bar. Vediamo cosa mangiano e cosa bevono i calciatori quando sono in ritiro e quando sono qui. Vediamo un po'. Ah, succhi di frutta e merenda latte e cacao, solo cose sane. Ma quanto siete bravi, bravissimi, chiudiamo tutto, facciamo trovare tutto come se non fosse entrato nessuno. Al mio fianco il capitano della Beretti, Gianmarco Papaserio, 18 anni, ruolo centrocampista. Allora, sei catanese, Gianmarco? Sì. Ok, allora raccontami questa avventura, da quanti anni sei qui? Da ben 5 anni. Ok, 5 anni. Sono arrivato ai giovanissimi regionali e ho trascorso tutti gli anni, ai giovanissimi nazionali, alle regionali, fino ad oggi. Io sono la Beretti. E sei il capitano. Esatto. Insieme ai tuoi compagni state veramente raccogliendo tantissimi successi, anche insieme a Mister Pulvirenti. Raccontami un po', venite anche da una vittoria, un'importante vittoria contro il Trapani per 4-2. Raccontami un po' questo percorso. Beh, l'inizio è stato veramente bello. Abbiamo avuto tanti successi, la squadra è molto unita, lo spogliatoio, anche grazie al Mister Pulvirenti e ai nostri tecnici. E col passare abbiamo avuto anche degli alti e bassi. Ma quando è entrato il 2018 siamo andati veramente bene. E poi è arrivata anche la convocazione in, esatto, prima squadra, che è una nota d'orgoglio penso per te, soprattutto grandissima, perché sono catanese ed è motivo di orgoglio e di lavoro, dei sacrifici che ho fatto. Un messaggio per tutti coloro che sognano di diventare calciatori: bisogna crederci. Crederci fino in fondo e non mollare mai. Lavorare sempre ed essere umili. Grazie Gianmarco. Se c'è disordine fuori, non oso immaginare dentro l'armadio. No, questo è meglio che
ve lo risparmio. Ha bussato qualcuno, stanno rientrando. Mi nascondo. Mi hanno beccata. Ops, mi si vedono i piedi. Damiano Fabiani, portiere della Beretti. Allora Damiano, non sei catanese? No. Di dove sei? Di Roma. 18 anni? Sì. E sei qui da settembre, quindi uno degli ultimi arrivati. Sì. Raccontami com'è vivere appunto all'interno di Torre del Grifo e siete un gruppo coeso sia all'interno che fuori dal campo. Sì, allora, vivere all'interno di Torre del Grifo ormai penso sia un'abitudine, perché comunque tanto ti sta qua solo per fare una cosa. Magari il prossimo anno, cioè, ormai è diventato un lavoro perché a tutti gli effetti. E poi la Beretti, diciamo che è lo step che precede la prima squadra, sì. Quindi comunque per voi è un palcoscenico importantissimo. Sì. Tu sei un portiere, ecco, chi è il tuo modello? Cioè, ci sarà qualcuno a cui allora, ti ispiri? Ce ne sono due. Uno è Reina, l'altro è Noia. Ok. Principalmente Noia, però. E quindi tu dicevi prima divertimento, si dice che se lavori divertendoti non lavori mai, nemmeno un giorno. Quello è vero. Quello è il sogno. Perché se comunque, cioè, lavori, però sei sempre col sorriso, nemmeno è fatica. Quando siete in camera invece PlayStation tutto il tempo, non leggete dei libri, ascoltate musica? No, più che altro PlayStation, ogni tanto magari stiamo pure in un momento relax, magari a parlare, così. Al di là di questo siete veramente tutti uniti, chi è il tuo compagno di stanza? Io sto in stanza con Califa, Manè, ragazzo simpatico comunque, sì. Poi comunque quei ragazzi della Beretti ho legato con tutti, cioè, quindi non c'è sta uno magari, cioè magari c'è uno che magari tipo Francesco Napolitano che ci sta sempre insieme. E sei più legato magari. Vabbè, è normale. Sì. Vabbè, comunque viviamo qua dentro, è normale che sto più legato con lui che magari con uno di fuori. Nostalgia di casa c'è o Catania si sta bene? Ah, soprattutto nostalgia di casa perché siamo una famiglia numerosa, cioè comunque siamo 5 figlie, quindi alzarsi magari non trovare il tra virgolette casino dei fratelli è un po' doloroso. Però coi social, col telefonino si rimane in contatto. Sì, no? Vabbè, sì, e poi là, qui sì. Stai coltivando un sogno, quindi certo. In bocca al lupo. Crevi. Ciao, grazie. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody... Un'altra squadra del vivaio rosso-azzurro che si sta rendendo protagonista di un'ottima annata è l'Under 17 guidata da mister Gaetano Bellia. Buonasera. Buonasera. Allora, parliamo un po' di questa squadra che sta dando vita ad un entusiasmante testa a testa, punto a punto con il Siracusa ed è saldamente al comando della classifica. Stiamo lottando fino alla fine del campionato per mantenere i vertici della classifica. Sono felice della crescita dei ragazzi dall'inizio della stagione da agosto, perché tendenzialmente questa squadra ha veramente degli attributi. Sono veramente felice per quello che loro adesso stanno dimostrando. Spero di continuare, i ragazzi mi hanno promesso che continueranno a lottare fino all'ultima giornata. Under 17 è un'età in cui sostanzialmente si compie l'ultimo passo verso la crescita, perché ci si appresta a diventare uomini. Quanto è importante la figura dell'educatore, dell'istruttore che è al contempo l'allenatore della squadra? Quanta responsabilità c'è in questo? Educatore, una parola veramente importante, perché significa tanto, e significa in particolare tirar fuori. Educatore significa tirar fuori. Tirar fuori prima di tutto dal punto di vista umano, i ragazzi per una crescita umana e poi calcistica. L'idea in primis della società, l'input che sempre dalla società e di conseguenza la trasmetto io, è i ragazzi una crescita umana e morale. Per quanto riguarda l'età, stanno dimostrando giornata per giornata
perché veramente stanno facendo dei passi importanti nella loro vita, non solo calcistica, ma sono contento quando i ragazzi mi vengono e mi parlano della scuola, che stanno andando bene a scuola. Questa per me è una vittoria molto importante, perché dedicano molto tempo al calcio. Quando arrivano la sera a casa sono veramente stanchi, quindi questo binomio scuola-calcio per alcuni è importante, però riescono a superare questi ostacoli. Rispetto a qualche anno fa, però, anche in ambito scolastico c'è un'apertura maggiore alla pratica sportiva dei ragazzi. Una volta magari il giovane calciatore che andava a scuola era visto un po' così, della serie non perdere tempo, concentrati sugli studi. Adesso questa nuova generazione probabilmente sta anche dimostrando che è possibile fare sport e studiare contemporaneamente con ottimi risultati. Sì, sono veramente contento per questo passaggio, anche perché come ben sai, all'interno della nostra struttura i ragazzi dedicano alcune ore passaggi importanti nella lettura per la crescita del non solo del calciatore, ma nella vita, anche quando vanno a scuola è importante questa loro idea, no? Di venire sia al campo ma dedicarsi poi successivamente anche alla scuola. Sono contento perché qua i ragazzi alcune volte transitano e vengono con i libri direttamente da scuola, prima per studiare e poi per allenarsi. È stato comunque bello e formativo l'anno scorso avere anche l'opportunità di lavorare insieme a Mister Pulvinetti, è un bel binomio il vostro. Ti ringrazio, per me, io in diverse interviste ho dichiarato sempre che Mister Pulvinetti per me calcisticamente è il mio maestro, mi ha trasmesso tanto, mi ha dato tanto, e per questo io sempre quando lo incontro, quando ci parliamo, se andiamo qualche battuta, io lo ringrazio sempre per quello che lui calcisticamente mi ha trasmesso. Ci sono già dei giocatori pronti per andare a giocare stabilmente nella Berretti, nel gruppo che lei allena? Sì, diversi già hanno fatto questo passaggio in Berretti, due o tre elementi, ma ce ne sono tanti altri in prospettiva che potrebbero a breve transitare per la categoria Berretti. Fabio Calì, attaccante della Berretti, stiamo conoscendo pian piano tutti i tuoi compagni, perché quella della Berretti è una realtà importantissima per quanto riguarda la grande famiglia del calcio Catania. Da quanti anni sei qua, Fabio? Io da pochino, 2 anni circa. E vivi qui? No, io sono di Catania. Ah, tu sei di Catania, quindi praticamente giochi in casa, sì. Diciamo. Sì, sei attaccante? Sì. Quanti gol hai segnato finora? Per ora 0. Vabbè, arriveranno, dopo questa intervista con Piacere Calcio Catania arriveranno, ma il ruolo dell'attaccante è importante a prescindere, si sa, fare gol è un'emozione grandissima, però c'è qualcuno a cui ti ispiri? Fammi dei nomi. Ad esempio Neymar, oppure Messi, questi qua saranno quelli che comunque prenderò spunto. Certo. Sicuramente sono dei grandissimi grandi campioni, sì. Però essendo qui a Torre del Grifo, certo, vedrai anche piccolo, la prima squadra, sì, no? Sì, sì. Allenarsi, certo. Tra i spunti oggi anche da loro. Oggi ho fatto allenamento con loro, infatti. Però c'è qualcuno che osservi particolarmente? Mazzarani è uno molto bravo, però anche Di Grazia non mi dispiace come giocatore. Ci sono dei momenti in cui chiedi dei consigli magari a qualcuno più grande? Sì, oggi ho chiesto consigli. Però, per esempio, cosa chiedete? Ad esempio, oggi abbiamo fatto una partitella 10 contro 10. Ho giocato trequartista e quindi un paio di movimenti che facevo in modo errato. Ho cercato di aiutarmi con gli altri in modo da sistemare. Certo, parlando, aspetto. Giustissimo, parlando della tua squadra, venite da un'importante vittoria, sì, contro il Trapani per 4-2. Qual è il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo sarà sicuramente vincere, perché io, come tutta la squadra, abbiamo un solo obiettivo, che è quello di portare in alto il nome del Catania. Quindi cercheremo al massimo di fare un buon risultato, sia per noi, ma soprattutto per la società, che sta spingendo veramente tanto per noi. Il sogno nel cassetto di Fabio Calì qual è? Penso che già si sa, però è quello di diventare un gran calciatore, però
piano piano, col lavoro, col sacrificio, soprattutto andando bene a scuola. Ecco, sennò... la scuola, bisogna la saper scuola. Conciliare scuola sì. E allenamenti, è un sì, po' difficile, sì. Complicato. Però dai, si va, si va. Ci lavoriamo, sì. In bocca al lupo Fabio. Grazie. Samuele Giuffrida, difensore della Veretti. Allora Samuele, parliamo un po' di quella che è la vostra vita all'interno di Torre del Grifo, fate tantissimi allenamenti, vi confrontate anche con la prima squadra, perché per esempio oggi avete svolto un allenamento insieme. Ecco, c'è qualcuno a cui ti ispiri, che guardi con più attenzione tra i difensori rossoazzurri della prima squadra? Beh, credo che come bravo, diciamo, aspirante a diventare comunque un giocatore, diciamo, fra virgolette, perché comunque si spera sempre quello, credo che di guardare tutti comunque, i movimenti, la stessa anche come si comportano, anche con l'approccio tra i mister o l'approccio stesso con i compagni. Cerco di prendere e apprendere tutto ciò che si può, sia dentro che fuori il campo, perché comunque sono dei modelli da seguire anche fuori. Un difensore che mi piace molto è Tedeschi, anche se gli altri non mi dispiace, comunque sono dei grandi giocatori. Ognuno ha le sue peculiarità, le sue... E invece da quanti anni sei qua? Io sono arrivato l'anno scorso e non è stato un anno facile, però comunque pian piano, anche con l'aiuto dei compagni che fanno molto, sono riuscito ad entrare nei meccanismi della squadra e adesso mi trovo davvero bene. Credo che oltre ad andare d'accordo con i compagni sia molto importante il rapporto con l'allenatore, con Mister Pulvirenti. Ecco, lui cosa vi consiglia? Qual è il messaggio che cerca sempre di trasmettervi prima di una partita? Beh, l'approccio del Mister Pulvirenti, comunque, diciamo, la sua frase tipica è il qui e ora, che è una frase che noi, soprattutto io, amiamo molto. Io soprattutto amo molto, perché comunque è una frase che si può attuare nella vita in generale. Vero. L'approccio con il mister si fa davvero tanto, però il mister Pulvirenti credo sia uno dei più bravi, perché ti aiuta ad entrare nei meccanismi delle cose, ma soprattutto ti aiuta nella vita. Soprattutto fuori dal campo, devo dire che fa molto. È vero, perché comunque sì, siete dei giocatori, siete dei calciatori, ma siete anche dei ragazzi normali che vanno a scuola guida, cioè hanno degli interessi anche fuori dal campo. Con Fabrizio Vezzosi, il più giovane degli allenatori del settore giovanile della Catania, o almeno tra le squadre che partecipano ai tornei nazionali, per parlare dell'Under 15 e del suo percorso in questa stagione. Buonasera Fabrizio. Buonasera a tutti. Allora, anzitutto un'immagine di te e del tuo orgoglio nell'indossare la maglia del Catania, nel vivere la dimensione calcio Catania. Per me è un immenso piacere, orgoglio. Allenare il Catania, comunque una delle squadre del Catania, a prescindere da quale essa sia, è una cosa fantastica, una di quelle esperienze che non si possono trovare da nessun'altra parte. Catania è comunque la squadra della nostra città, la città in cui uno nasce, e allora è chiaro che il massimo per ognuno che vuole allenare è quello di farlo nella propria squadra, nella squadra della propria città, e quest'anno fortunatamente ho avuto la possibilità, la società mi ha dato la possibilità di farlo appunto nell'Under 15 con grande piacere, devo dire. Classe 1983 la tua, sì. Di solito a quest'età chi viene dal rettangolo verde ancora gioca. Perché la tua scelta invece di intraprendere con un certo anticipo la carriera di allenatore? Beh, effettivamente ho smesso intorno ai 29-30 anni. Devo essere sincero, non mi divertivo più a giocare come quando ero ragazzino. Ho deciso comunque di intraprendere la carriera da allenatore e non me ne pento, ecco, non me ne pento, perché comunque avere a che fare con i ragazzi è un qualcosa di pazzesco, di stimolante, ecco. L'ultima domanda riguarda il percorso dell'Under 15, questa stagione che per certi versi è altalenante, però la sensazione è che questa squadra abbia anche il carattere per reagire alle avversità. Sì, noi, allora, è una stagione secondo me intensissima, ecco, una stagione in cui si stanno verificando tantissime situazioni.
positive, negative, però la cosa che non ci siamo prefissati inizio stagione, l'obiettivo che ci siamo prefissati inizio stagione rimane sempre lì a portata di mano e non lo molliamo perché comunque i ragazzi ci credono, noi ci crediamo, la società ci crede, quindi anche nelle difficoltà che una stagione può presentare noi siamo lì sempre sul pezzo, siamo sempre lì convinti che l'obiettivo è alla nostra portata, è raggiungibilissimo, ne siamo straconvinti, i ragazzi più di tutti, ne abbiamo parlato fino a poco fa, che noi da qua fino a fine campionato daremo di tutto e anche di più per raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Simone Pantò, difensore della Beretti, parliamo di questa bella avventura che state percorrendo quest'anno, una veramente piena di successi. Tu sei qui da 2 anni, sì. Mi hai detto che vivi a Paternò, quindi vicinissimo, sì. Provincia di Catania. Raccontami un po' quello che è stato il tuo percorso all'interno di questa società. Sono arrivato 2 anni fa alla corte di Mister Pulvirenti. All'inizio non è stato facile, però grazie al lavoro sono riuscito a integrarmi bene e a togliermi un sacco di soddisfazioni, soprattutto l'anno scorso che siamo arrivati alle Final Four. Poi quest'anno sono andato in prestito a Taranto, però poi a dicembre sono rientrato qui a Catania e devo dire che grazie al gruppo e alla coesione di questo gruppo mi sono integrato bene. È stata un'emozione molto bella per me esordire e anche io che sono difensore riuscire anche a fare una rete, è stato veramente bello. Certo, perché comunque non è il tuo ruolo, sì. Però fare gol è sempre una grandissima emozione. A chi l'hai dedicata quella rete, se lo possiamo sapere? Direi alla mia famiglia, perché mi è stata vicino in questo momento che comunque sia non è stato facile tornare da Taranto qui a Catania, cambiare scuola. C'è stato un mese in cui non ho potuto giocare per problemi, però è un'esperienza formativa anche quella, sì, perché sì, importante, si cresce in campo, si diventa calciatori professionisti con gli anni, col tempo, con l'esperienza, ma si diventa anche uomini. Sì. Quanti anni hai? 18. 18. Vai a scuola, frequenti l'ultimo sì, anno, sì. Quindi esami. Sì. Ecco, è difficile conciliare studio e allenamenti. Ma all'inizio sì, però poi ci si fa l'abitudine e si riesce a organizzare il tempo. Voi svolgete anche degli allenamenti insieme alla prima squadra, sì. E ti chiedo qual è il difensore a cui ti ispiri, il tuo modello? Ma sicuramente il difensore che mi piace molto è Marchese, perché riuscire a conciliare l'esperienza con la tecnica. La tecnica è una cosa veramente fondamentale, anche perché con l'avanzare dell'età è molto difficile riuscire ad essere un leader, e lui secondo me rispecchia tutto questo. L'ultimo arrivato, ma soltanto in ordine di tempo, tra gli allenatori delle 5 principali formazioni giovanili rossazzurra è Guglielmo Gravino. Buonasera. Buonasera. Quali sono le peculiarità del metodo Catania applicato al settore giovanile? Ma la cosa che mi ha colpito è vivere il settore giovanile come una prima squadra. Su tutte le categorie del settore giovanile c'è proprio un approccio di professionalità e di professionismo, seppur potrebbe uno pensare sono ragazzi, quindi potremmo snellire un po' la cosa, invece non è così. Non è così, e quindi i ragazzi proprio si sentono calati nel ruolo di quello che qualcuno si troverà un giorno a fare del calcio il proprio mestiere, ma in questo momento stanno vivendo questa esperienza in maniera proprio adulta da questo punto di vista. Un'ultima domanda, quali sono gli aspetti principali da curare nel lavoro quotidiano affinché un ragazzo che magari ha qualche qualità sul rettangolo verde e che ha questo sogno di diventare calciatore, in realtà veda crescere le sue possibilità di diventare un giocatore professionista? Diciamo che
noi cerchiamo di trasferire sempre i concetti base, che poi sono quelli che la fanno da padrone a un professionista, che sono l'umiltà, la cultura del lavoro e proprio la dedizione in quello che si fa, credendoci sempre, ogni istante, facendo fra virgolette diventare un'ossessione, proprio un'ossessione positiva, il gioco del calcio e quindi gli allenamenti. Quindi da questo punto di vista troviamo un terreno fertile, perché chi sta nel calcio Catania non ci sta perché è di passaggio, ma perché veramente ha qualcosa che gli dà lo spunto in più per fare bene. Samuele Berti, difensore della Beretti. Allora Samuele, anche per te quest'anno è arrivata la convocazione in prima squadra, però raccontami da quanto tempo sei qui prima. Io forse da più anni rispetto agli altri miei compagni. Sei un veterano. Sì, da ben 6 anni, perché comunque sono venuto qui da piccolo e ho iniziato la mia carriera, diciamo, tra le file del Catania. È iniziato da piccolo, sempre comunque grazie agli allenatori, a tutto lo staff e la società, penso di essere cresciuto qui. E comunque mi trovo bene, è una grande società, una grande piazza, e spero di un giorno di continuare qui. Sicuramente di continuare questo percorso. Dicevo, la convocazione è arrivata anche per te in occasione della gara con la Casertana, convocazione in prima squadra, una grande emozione. È una bella esperienza, comunque è stato bellissimo condividere lo spogliatoio con campioni come Lodi, Marchese, Viaggianti, che sono comunque veterani anche. E che hanno giocato in Serie A, comunque dei giocatori abbastanza importanti, certo, da cui poter apprendere. Sì, anche comunque lo stadio, il Massimino, è stato bellissimo. Lo stadio è la tua città, perché sei catanese, sì, quindi l'emozione è doppia. Qual è stata la prima persona a cui hai detto della convocazione? Mia madre, mio fratello, erano molto contenti. Emozionati. Sì, sono venuti anche allo stadio. È stato veramente bello. Se dovessi mandare un messaggio a dei giovani ragazzi, giovani calciatori che vorrebbero intraprendere questo percorso, quindi hanno il sogno di diventare un calciatore professionista, cosa diresti? Perché non è facile, non è semplice. Non è facile, però con molto lavoro e sacrificio comunque ci si può arrivare, è molto bello. Quindi crederci sempre e arrendersi crederci mai? Sempre, certo. Crederci sempre a rendersi mai. Grazie. Chiediamo a mister Giovanni Pulvirenti, allenatore della Berretti del Catania, di raccontarci la sua esperienza alla guida delle formazioni giovanili rossazzurra. Da quanti anni ormai, mister? Questo è il 13°. Con quali soddisfazioni? Soddisfazioni e soprattutto senso, diciamo, di motivazione altissimo, che tutt'oggi è dentro di me, e questa è la cosa più bella in assoluto, credo. Soddisfazione e soprattutto ricordi, no? Ricordi da dove siamo partiti, nel lontano 2005, insieme a questa società, i passi che sono stati fatti attraverso una crescita graduale ma costante, dove sono arrivati poi di conseguenza anche i risultati sul campo, e risultati, il fatto che tantissimi ragazzi che sono cresciuti all'interno del calcio Catania sono andati a giocare nei professionisti. Quali sono i valori più importanti che lei intende trasmettere in campo e fuori? Ma ho sempre detto una cosa, ma non l'ho detta io, è la vita che lo dice, che non esiste calciatore senza uomo. Per cui la cosa più importante è l'atteggiamento, la mentalità, il comportamento, i principi e soprattutto l'idea che debbono avere questi ragazzi nell'andarsi a confrontare giornalmente con la quotidianità. Non debbono mai dimenticare dove si trovano. No, io ho sempre detto che c'ho la fortuna di allenare all'interno di una struttura che mi dà tanto,
e loro che hanno la fortuna di allenarsi in una struttura che può darle tanto, ma non soltanto come struttura intesa Torre del Grifo, struttura intesa proprio a 360 gradi, come facevo riferimento prima, al grado di pensiero e a quello che loro debbono ogni giorno innalzarlo. Facevo riferimento proprio all'ultima gara, noi guardiamo il fatto dell'elemento sportivo come risultato finale, però non ci soffermiamo mai al risultato finale che potrebbe essere la vittoria conquistata la settimana precedente, perché se sarebbe un errore clamoroso. Ma subito dopo si spera che ci sia la ricerca di qualcosa in più. Dulcis in fundo, andiamo all'attualità calcistica che dice grandi cose del settore giovanile del Catania, con 5 formazioni in vetta nei rispettivi campionati e con una Berretti che davvero sta tracciando una strada importante, perché il racconto di questo campionato è tutto nei numeri. C'è un primo posto appena riconquistato proprio su questo campo, con una grande e bella prestazione con il Trapani, rispetto al quale il Catania adesso è avanti in classifica nonostante una gara in meno. È una Catania che ha la miglior difesa, fino a qualche giorno fa la miglior difesa di tutta Italia, adesso comunque una delle migliori. È una squadra che ha il maggior numero di vittorie, il minor numero di sconfitte, una sola. È una squadra che esprime gioco con continuità, in casa è praticamente imbattibile da 2 anni, però io so che c'è un dato al quale lei probabilmente è ancora più affezionato. Di nuovo tanti calciatori convocati in prima squadra. Sì, ma l'obiettivo è quello. Il nostro compito è questo. Facendo un passo indietro, la cosa importante e bella anche che ti fa sentire dentro casa tua è anche la grandissima condivisione che abbiamo fra i tecnici, perché la cosa bella è che non c'è nessuno di loro che va a guardare i propri porticelli. Tu parli di Beretti, però la cosa bella è che noi settimanalmente, ovviamente questo grazie all'aiuto del nostro responsabile, abbiamo un incontro dove condividiamo tutti gli aspetti, dove ognuno di noi dice la propria, dove ognuno di noi verifica anche non il lavoro dell'altro, ma si mette a disposizione dell'altro per far sì che magari i 4 occhi, 6 occhi vedono sempre meglio dei 2, e se dobbiamo mettere qualcosa in più a un ragazzo con occhi magari più distaccati ci riusciamo, con un interscambio che tu chiami osmosi, che per noi è bellissimo perché ci permette ancora di più di mantenere un livello di crescita maggiore. Qual è il sogno dei giovani più diventi? Ma io, siccome non sono un individualista e tu lo sai, io sogno di rivedere intanto questa splendida società dove è giusto che sia, e mantenere questa mia, diciamo, desiderio e volontà di documentarmi ogni giorno e di cercare di fornire ai ragazzi ogni giorno qualcosa che possa loro far crescere ogni giorno di più, sia a livello tecnico, tattico, che anche ovviamente umano. Ancora ce l'ho e di questo sono veramente felice e spero di mantenerla più a lungo possibile. Amici di Piacere Calcio Catania, il viaggio all'interno del settore giovanile rosso-azzurro è terminato. È stato un vero e proprio excursus perché abbiamo vissuto i ragazzi a 360 gradi, li abbiamo visti fare colazione, allenarsi, andare a scuola e poi abbiamo sentito le voci delle loro guide, i loro allenatori. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Piacere Calcio Catania.